bel bacio a Sblito. Un altro. 25.000 mi piace se volete che mi facciano altri regali. E mi raccomando, spammate il più possibile qui sotto queste emoji se volete ricevere un cuoricino da fratello Ez. Salve! 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 Grazie ragazzi, che sono Ez e benvenuti quest'oggi finalmente in un nuovissimo videoblog direttamente dalla stream. Come sempre mi raccomando, prima di iniziare spolliciate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Mi raccomando, confido in voi e nella vostra buona fede. Oggi è un giorno molto speciale ragazzi, perché come potete vedere anche da questo pacco ci è arrivato un pacco appunto da parte di MSI. Quindi cosa andremo a fare quest'oggi? Vi svelerò che fratello Martello Ez qui sotto, oltre ad avere il cuore da trollerino, c'è anche un cuore d'oro. Sarò sincero con voi nel dirvi raga che purtroppo non ho resistito e infatti ho già aperto il pacco. Ebbene sì, perché all'interno di questa scatola troviamo un grandissimo laptop, un grandissimo PC portatile, il design di Pulse GL76, ossia questo prodotto, questo PC portatile è stato creato dal famoso artista Martin. Inoltre questo PC ha una porta HDMI che supporta un'uscita fino a 4K a 60 Hz, una porta Ethernet che rende e permette di avere una connessione fortemente stabile, due porte USB 3.2 di prima generazione, una porta USB 2.0 e infine troviamo anche il 3.2 Type-C. Però la vera chicca di questa bestia, la vera potenza, è il processore che è un i7-11800H accompagnato da una scheda video 3060 RTX. Insomma, in poche parole raga, è più potente del mio fisso, è impressionante. Come se non bastasse, dispone anche di un SSD NVMe. Lo schermo dispone di una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Possiamo trovare o usufruire anche di una tastiera retroilluminata RGB regolabili. Ma notate attentamente, è uno dei pochi laptop che dispone del tastierino numerico. Magnificamente magnifico! Perché vi dico tutto questo? Per il semplice fatto che, se vi ricordate, pochi giorni fa qui sul canale vi ho caricato questo video: Trollo Sblito provandoci con Giorgia, che secondo me non stiamo neanche così tanto male insieme. Scherzi a parte, come potete vedere è arrivato e ha superato i 15.000 mi piace e una miriade di commenti. Però siccome questo video, questo troll ha fatto ingelosire molto Sblito, quest'oggi per provare un pizzichino, a farmi perdonare, a far vedere quanto ci tengo a lui, ho deciso che questo pacco che ci ha mandato direttamente MSI, invece che tenerlo per me, lo voglio dare a Sblito in modo che poi lui faccia regalo direttamente a Giorgia. Quindi voglio fargli guadagnare qualche punticino. Tra l'altro, parli di PC, guarda chi arriva ragazzi. Che lui ragazzi, allora zio, questo qua dovrebbe essere per me. Però okay, siccome qua in Stream House abbiamo tutti una postazione e Giorgia è l'unica, sì, che non ce l'ha, ed è anche l'unica ragazza, ho detto perché questo qua non darlo a lei. Ma aspetta, in realtà io lo do a te e tu, okay, lo dai a Giorgia, così tipo, capito, prendi punti, capito, prendi punti. Sì, ma questa zio è una bomba, lo so che è una bomba, non è, lo so, hai capito, dai, lo so. E cosa facciamo, fra, che ti devo dire adesso? Sì, vedi però chi l'ho già aperto. Sì, fra, non ho resistito, gli devo guardare darmelo sinceramente. Allora cosa facciamo zio? Proviamo a renderlo come nuovo. Vai. Anche se teoricamente una persona normale lo capisce che è già stato aperto, però nel, sì, dubbio. Però dai, cioè lo sai che noi ci dobbiamo assicurare, no? Oh fra, segnatelo qui. Questo qua, sai perché sto facendo tutto questo? Per provare a recuperare un po' con Hai capito, Oh, io voglio farle fare tipo un inception. Ok. Gli nascondo il pacco dentro un altro pacco. Ok. Tipo una matriosca. Ci sto. Sai che potrei pentirmene di questa cosa qua? No, zio. Il triggered che mi hai fatto provare l'altra volta non sarà mai pari. Allora, cioè, recuperi con questo. Io glielo metto qua dentro. Ok. Ok, le metto il pacco dentro a un pacco. Ok. Tutto avvolto da questo qua. Vai. Adesso. Chiudi. Chiudiamo anche questo pacco qua. Ok. Adesso fra glielo porti te, non io, eh. Ok. Capito? Sì. Perché devi dire che te glielo fai come regalo. Ok, va bene. Una responsabilità, zio. Oh, no, aspetta un attimo. Mi sa che qua non stanno spolliciando, ne stanno iscrivendo, fra. Oh, ma cosa fa? Oh, scriviti subito, oh, scriviti! Ma manco il matrimonio fanno così. Ragazzi, è il momento della verità. Oddio, potrei pentirmene per non so quanti anni, per questo gesto. Te lo dico, Sblito, perché sto andando un PC portatile. Io manco io c'ho un PC portatile del genere. Ditemi dove ho trovato un fratello martello così. Ti apro io, aspetta. Giorgia? Ma dov'è? Ah, è qua. E la madonna, cosa fai qua? Abbiamo un regalo, una sorpresa per te, più che altro Sblito. Manco Babbo Natale. È un pacco grosso. È un pacco grosso. È un pacco grosso, Giorgio, se vuoi aprirlo. Non è che c'è un pagliaccio, dai, no. State facendo uno scherzo. No. Questo è il tuo regalo. E mi serve un coltello, io non ho mica la forza. Come apro? È un pacco grosso, dovresti usare le mani, vai. Vai. Se esce qualcosa ti arriva un pugno, te lo giuro. Ma no. No, Giorgio, guarda che veramente è una roba bomba. No, in che senso? No, c'ho paura, ora mi state facendo uno scherzo. Ma
aspetta, aspetta, cosa pensi che ci sia qua dentro? Pagliaccio. No. Ma come un pagliaccio? No, troppo piccolo. Hai paura dei pagliacci? Sì. No. Esploso. No. Vai. Cos'è? Non lo so cos'è. Vabbè, hanno messo molta protezione. Si vede che è una roba. Eh sì, è una roba di valore, zio. Una roba di valore, ombre. Oddio! Oh! Già dalla confezione riconosci qualcosa? Un drago. Ok. No, raga, io mi rifiuto. Io mi rifiuto di quello che ho appena sentito. Ma dimmi, cioè, hai capito cosa c'è dentro o no? No, io ho paura. Sto coso secondo me esce qualcosa. Come fai a non riconoscere il drago? Scusa. Ma cosa c'è scritto qua? MSI. Sai cos'è MSI? No. Ti fermo un attimo, posso? Sai che tu sei nella Stream House? Sì. Nella Stream House tutti hanno una propria postazione. Sì. Ok. Vista la mia, che bella. Vai. Io voglio vedere la sua espressione, te lo giuro, voglio vedere la sua espressione. Te l'ha preso sblito, eh? Oh, almeno puoi giocare su GTA, RP. Ah, hai capito che cos'è MSI? Oh, sì, apri, oh, perché non rende. Dai, togli sta cosa. Apri. Apri. Dai, ma deve essere... Oddio! Non voglio spaventare con quello, zio. Ci siamo con quello. Oh. Signore e signori, e la madò. E la madò. Ma che è? La Lamborghini, c'ho cioè, messo i dettagli qua, ma manco la Lamborghini. Ma che è? Oh, e porco duro. Ma... Te l'ha fatto sblito sto regalo, eh? Te l'ha fatto sblito. Quindi non so se vuoi dargli un abbraccio. Grazie. Oddio, aiuto. Grazie. Io. Oh, ma squilacciato. E due litiganti. C'ha dei dettagli, raga, che adesso... Mamma mia, fratelli. Quindi ecco cos'era il drago. Il drago è l'orologo, sai com'è? Sai com'è? Ah, Giorgia, non ti dico quanto costa questo qua. Non lo voglio sapere. È meglio. Oh, bello. È bellissimo. Come processore c'ha un i7 11800H. A parte che cosa glielo dico a fare, cosa ne capisci? No, ma veramente, ne capisci? Io ho un i5. Però senti, Giorgia. Oddio, l'ho acceso. Che figata. Lo sai che... Allora, il tasterino, questo qua, che è RGB, lo puoi regolare, eh? Quindi puoi cambiarci tutti quanti i colori, la colorazione dal BIOS, dal... Cioè, Miss, è già acceso! Ma neanche 3 secondi si è acceso, zio! Un fulmine! Bah, che dal programma, qua, puoi regolare anche la potenza poi delle ventole. Ma stai scherzando? No, giuro. Sì, però, oh, fra... Ok, adesso, grazie... No! No, è uno scherzo, non è tuo. Era uno scherzo. Tuo. Non te l'ha regalato lui. Guarda, non me ne frega niente, potete andare... Oh, fra! Oh, zio, mi sa che questo se l'è presa. No, Giorgia, guarda, mi scherzo, non è tuo, non è un regalo di sblito. No. Cosa vuol dire? No, fra, diglielo, Giorgia. Giorgia. It's a prank. Ok, no, non è un prank, allora facciamo così. Scusa, io voglio vedere però un gesto più caliente. Scusa, guarda cosa ti ha dato. Ma mi stai dicendo che è uno scherzo? Non è uno scherzo. Cioè, Dio. Guarda che roba, no. Tu vieni nella Stream House, guarda come vieni trattato, guarda, eh. Guarda, MSI, tutto RGB, Dio. Tutto Sgala Flowers. Un abbraccio me lo dava la maestra per azzittirmi. Vabbè, ti do un bacino sulla guancia. Dio. Non ti girare. Dopo che Giorgia ha aperto il pacco, dopo che Giorgia sta già smanettando con il suo nuovo laptop, ora ti scarica quello che devi scaricare, fai dei test e poi ci fai sapere come ti trovi, ok? Ok. Al bacio. Giri, faccio scaricare la roba. Ah, comunque Giorgia, te l'ho fatto io sto regalo qua. No, non è vero. Signori, ora voi ditemi quanto mi si può amare. Quanto mi si può amare che per Big Fratello Martello Splito ho lasciato il mio laptop nuovo nelle mani di una pischelletta. Adesso, mentre lei si installa tutti i vari programmi, noi cerchiamo di trollarla in qualche modo, di spaventarla in qualche modo. Adesso vado a prendere la trombetta. Vai, andiamo a prendere la trombetta. Me l'hai regalato a me e mi hai dato la possibilità di regalarla a lei. Tu, Big Broski. Così adesso anche lei, quando noi lavoriamo e facciamo le nostre cose, ha un PC su cui poter perdere un po' di tempo, giocare, eccetera. E Giorgia che adesso ha il PC più potente di tutti noi, zio. No, fra, valla a vedere dopo giù quando ti... Guarda come. No, vengo adesso. Usa, prendilo, dica tu. No, Bologna, non c'era la postazione a Bologna, ce l'ho solo qua. Ma lo prendo io con me. A bomba con la tromba, eh? Dov'è? È giù, piano. Il tempo di... Oh, tu vai a destra, tu vai. Oddio! Madonna! Ussa, guarda! No, ma vieni a vedere! Fammi vedere! Stacca un attimo dalla corrente! No! Ma dai, ma stacca 2 secondi dalla corrente che volevo provare! Vedi? No. Ma il cavo è corto! No! Ma fra, non è corto! Ma giusto per provare! No! Oh,
Ragazzi, lo sapevo, lo sapevo. Questo è quello che succede tutte le volte che arriva in Stream House un bel pacco e tutti se lo vogliono accaparrare e portare nella propria cameretta. Oh no, zio. Gliel'ho portato. Oddio, no, no, mettilo giù, mettilo giù, mettilo prima che fate i danni. Se l'hai ripreso. Se l'hai ripreso? Adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se riuscirà Giorgia a mantenersi questo PC portatile o se invece qualcuno di noi riuscirà a sottrarglielo e a portarselo nella propria cameretta, cosa molto possibile. Signori, allora, come potete vedere sono le 11:47 e tra l'altro, adesso ve lo faccio vedere, abbiamo anche appena finito di fare la nostra live su Twitch. Mi raccomando, se non ci seguite, link in descrizione, lasciare un bel cuoricionzo. Che quasi tutte le sere siamo in live. Poi da settembre ricominceremo in modo proprio costantissimo. Però adesso voglio andare a vedere un attimo, voglio spiare cosa fa Giorgina, perché oggi pomeriggio noi le abbiamo fatto quel regalo lì, quindi sono curioso di vedere se lo sta sfruttando oppure, perché ragazzi, non lo usa ma lo riprendo proprio immediatamente. Dovrebbe essere chiusa in camera sua. Vediamo. In realtà la patente dovrei ancora farla. Aspetta. Guarda. Aspetta. Signori, allora, incredibile ma vero, l'abbiamo, è lì in cameretta rinchiusa che sta giocando, da quello che mi sembra di aver capito, a GTRP. Shiri! Oh, c'è Giorgia? Fra, è lì che sta giocando a GTRP col nuovo computer. È giù che parla e metti la situazione. Vai, vai a vedere. Ma si chiusa, zio. Te lo giuro, Fra. Oh, ma è stunnato. È la prima che giochi a GTA, basta! Ah, chiudi quella parte. Guarda come se lo usa. Chiudi. Guarda come se lo usa. No, non mi interessa, chiudi, basta, non mi farei vedere. Ti piace? Ma va bene? È una bomba! Oh, basta! Basta! Fra, un attimo, devo dirti una cosa. Ma vai, del suo, comunque. Per tenersi quel gioiello lì, cosa ha detto? Ma vai, del tuo, Fra. C'è un piccolo prezzo da pagare. Ma quale prezzo di nuovo, zio? Fra, c'è un piccolo prezzo da pagare. Dovresti scendere qua di fianco a lui. Perché? C'è un piccolo prezzo da pagare. Se lo vuoi tenere. C'è un piccolo. Zio, metti il soggetto di modo. C'è un piccolo prezzo da pagare. Allora, questo qui è un gesto forte, ok? Cioè, comunque è un bel gioiello. Per tenertelo, c'è un minimo, capito, di. Un bel bacio a sblito. Un altro. Dai, un bacino. No, niente bacio. Ok, perfetto, tieni. Devi scegliere. Devi fare una scelta. Oh, devi fare una scelta, Giorgia. No. Un bacino. Nella guancia? Sì. Zio, tu sei pericoloso. Vai. Ma perché ma perché gli tappi la bocca? Cioè, mica giuro. Perché i cani, quando prendi i cani per il muso? Oh, zio, mi ha preso per il muso. Perché è successo? Aspetta, fammi vedere una cosa. Devo guardare una cosa. Che ho letto prima. No, giuro, devo guardare una cosa. Sì. Fammi vedere. Che è successo? Sacca lì. Devo guardare una cosa. Dove va? Zio. Devi mettere questo cosa qua dal modem. Al modem. Giuro. Andiamo. C'è il barcode, vedi? Ma sì. Io non lo vedo. Allora, Giorgia, hai presente una roba? I patti sono patti. Siccome dai, non l'hai baciato. Dai, che lo so GTA. Ok, siccome non l'hai baciato, questo me lo porto io. No! No! Ursa! È tua, Ursa! Tieni, Ursa! Vai, Ursa! Tieni, la paglia, è tua. No! Ursa! Detto fatto, ragazzi. La prossima volta, da un bel bacino a Splito, vero? Lo vuoi tenere? Sì. Un bacio a Splito. In bocca. Toh, visto? Easy. Fratello, cioè, i fratelli veramente. Fratello, sono meglio delle prego. Cioè, prego. Detto questo, signori, mentre loro litigano, non so che fine farà questo computer. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice in su. Me lo porto a casa io, raga. Me lo porto a casa io. Non me ne frega nulla. La prossima volta lo bacia. Lo bacia!